Benvenuti su Ricette della Nonna. Oggi prepariamo la pasta al sapore d'estate. Gli ingredienti sono pasta formato castellane, melanzana tagliata a dadini piccoli, cipolla tagliata a dadini piccoli, olive tagliate a rondelle, capperi dissalati, foglie di basilico fresco, patata tagliata a dadini, peperone rosso tagliato a dadini, olio extravergine di oliva e sale. Versiamo l'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente piuttosto ampia e uniamo la cipolla e la facciamo rosolare per un paio di minuti. Uniamo tutte le verdure, quindi le melanzane, i peperoni e la patata. Fondiamo con un po' di sale, mescoliamo bene e lasciamo cuocere a fiamma dolce e a pentola coperta. Mentre si cucinano le verdure, ho messo sul fuoco una pentola con abbondante acqua e salata e la porto all'ebollizione. Quando l'acqua bolle, buttiamo la pasta e la facciamo cuocere al dente. Nel frattempo controlliamo le nostre verdure e aggiungiamo le foglie di basilico fresco, le olive e i capperi. Mescoliamo bene e continuiamo la cottura finché la pasta non è pronta. Aggiungiamo anche un paio di mescolini di acqua bollente della pasta. Mescoliamo ancora il coperchio. Continuiamo la cottura. Quando la pasta è cotta, prima di scolarla, preleviamo ancora un mestolino di acqua di cottura e lo mettiamo nella padella con le verdure e poi andiamo a scolare la pasta. Versiamo la pasta nella padella col condimento e mescoliamo bene a fiamma alta, in modo che la pasta si insaporisca. La pasta è pronta, non ci resta che spegnere il fuoco e andare a impiattare. La nostra appetitosa pasta estiva è pronta, non ci resta che servire in tavola e gustare. Buon appetito e alla prossima ricetta su Ricette della Nonna con Anna Rosa.